benvenuto, benvenuti a Furio. Grazie. E allora, rimane subito in tema con la ragazza che aveva lanciato il video delle haul, perché lei ci ha chiesto, prima di buttare giù la cornetta, assolutamente quando sarete a Roma e quando incomincerà il vostro tour, perché è una vostra fan sfegatata. Allora, partiamo un po' al contrario questa intervista, partiamo dal tour. Beh, intanto la salutiamo, quindi, grazie. Noi non abbiamo ancora assolutamente deciso come si svolgeranno i percorsi nostri durante il tour, perché l'unica cosa che sappiamo è che partirà a febbraio, però... Però magari Roma sarà forse una delle tappe che toccherete, credo. Beh, questo di sicuro, quando non si sa. Vabbè, lasciamo questo nome di mistero, Emanuela, continua a seguirci, poi ti diremo delle date dei Marlene Kunz. Quarto album, sì. Che cosa vedi? Già due singoli, nelle vendite so che siete andati benissimo. Non lo dico io, lo dice la classifica ufficiale. Sì, noi abbiamo questa fortuna di esserci abituati a questa cosa, perché già Ucciso Paranoia, che è il nostro disco precedente, era andato molto bene, subito mi sembra in la top 10. Era stato sesto, e fra l'altro nella sua versione doppia, che conteneva un CD in allegato tutto di improvvisazioni, e quindi per noi era anche un motivo di intima soddisfazione, di orgoglio essere in classifica con quelle che noi abbiamo chiamato spore, che quindi come immagine ci piaceva che si disperdessero in quel tipo di atmosfera. E questo disco, uscendo, ha confermato quella che per noi è diventata una piacevole abitudine. Io su questo disco ho letto una tua dichiarazione che dice 13 canzoni, finalmente sì. Parlo di canzoni. Mi spieghi questa storia della canzone, del termine canzone che tu utilizzi adesso per definire questi brani, questi pezzi, cosa che magari invece non avevi fatto per gli altri album? Ah, ci sarebbe, mediamente io tendo a spiegare che tutto questo è soprattutto successo perché noi abbiamo cambiato un po' il metodo compositivo, l'approccio al metodo compositivo. Comunque in ogni caso, molto velocemente, abbiamo cercato di dedicare più spazio alla componente testuale, quindi alle parole, che reclamavano maggior spazio, lo richiedevano, e questo ha fatto sì che ci fossero meno divagazioni da un punto di vista strumentale. Quindi magari a volte succedeva che una terza strofa avevamo ancora voglia di inserirla per lasciare più spazio alle parole. E intanto in questi giorni noi abbiamo super passato il vostro secondo singolo, La canzone che scrivo per te, adesso però ci guardiamo proprio il backstage di questo bellissimo singolo. Stay.
più speciale di me, che sa cantare ma più stemmi da lustrare di me, questo è il tuo svago. Era il backstage della canzone che scrivo per te. Tra l'altro, mentre lo guardavamo, ho scoperto anche che Cristiano non l'aveva ancora visto il backstage, per cui stavamo parlando delle sensazioni che vi dà vedere queste immagini in backstage e poi pensare al video. Insomma, tu mi parlavi comunque di un relativismo delle immagini alla fine, perché non è la stessa cosa. No, non lo è. Comunque la cosa più curiosa è, io poi fra l'altro non l'avevo notata, Schina la batteria. No, non ci avevi fatto caso lì. No, durante le riprese evidentemente ero da qualche altra parte. Io invece una cosa che ho notato guardando il video è che comunque ci sono tantissimi dettagli e c'è un geco nel video. Io so che per voi quel geco è molto importante all'interno del testo perché rappresenta qualcosa sull'amore. Beh sì, l'idea è stata di Beniamino, il regista. Beniamino Catena, diciamo. Beniamino Catena, che chiaramente ci ha presentato questa idea, perché noi tendiamo ad avere il controllo sulle cose che ci succedono, e è stato evidente subito il tentativo di dare una chiave di lettura, comunque di far capire, comunque il gecko è anche simbolicamente un animale che è sempre stato interpretato come l'animale che può passare nel fuoco e non subire i danni del fuoco per la sua freddezza, per la sua corazza, e questo rappresenta in qualche modo, senza troppi intellettualismi, però rappresenta comunque la parte fredda dell'amore, visto che la canzone parla d'amore nel suo durante, nel suo prima e nel suo dopo. Il dopo chiaramente è il momento del distacco, quindi del congelamento della passione. Tu hai una forte componente fredda nell'amore? Ripeti? Tu hai una forte componente fredda nel momento dell'amore, nel campo dell'amore. Tu come persona, tu Cristiano, Ti lasci andare molto o comunque sei in gran parte un geco? Così mi faccio un po' i fatti tuoi. Dovresti essere una mia amante, lo scopriresti. Questa potrebbe essere un'ottima risposta e potrei anche approfittare. Allora quindi cambio argomento per imbarazzo e vi chiedo invece qualcosa sul primo singolo, Canzone di oggi, una bellissima location tra l'altro. Sì. Che cosa mi racconta? Danna, dimmi qualcosa, fammi sentire la tua voce. Canzone di oggi è stato girato a Stoccolma da Nils Jensen. Guardano anche qui le immagini del backstage. In questo momento. Tra l'altro lui è il regista dei nostri precedenti tre video, L'odio migliore, Infinità e Canzone di domani. Canzone di domani. E niente, l'abbiamo girato a Stoccolma, come si vede dalle immagini in questo momento, attraverso i canali di Stoccolma. E come mai la scelta di questo posto? Uno, perché lui è di là, lui è svedese, vive lì e la sua casa di produzione risiede a Stoccolma. La location è stata scelta principalmente per questo motivo. In quale caso vi siete divertiti, o comunque vi siete sentiti più presi, su questo video o sull'altro? Questo è stato molto, molto interessante sotto molti punti di vista. Prova a immaginarti me per una giornata intera in un letto, sul fiume, a sua volta sul suo letto. Con tutti i passanti svedesi che casualmente erano lì in quel momento, perché comunque quello era nei pressi di Stoccolma. Penso che abbiano pensato che gli italiani sono sempre i soliti personaggi strani. Gigioni. Ragazzi, io prima di andare avanti però devo leggervi un'altra email che è arrivata di un nostro amico Marco Damerano, che vi chiede se avete mai pensato di suonare con i Sonic Youth, perché lui vedrebbe molto bene sul palcoscenico con loro. Che cosa ne pensate? Lui è Marco Damerano. Beh, ma noi abbiamo già suonato con i Sonic Youth. Allora lui è preparato. Abbiamo avuto... Vuole vedervi di nuovo, in una nuova performance probabilmente. Sarebbe piacevolissimo, è stato un momento, una sorta di tappa raggiunta importante nella nostra carriera. Il mio gruppo, uno dei nostri gruppi preferiti, il mio di sicuro, è stato
incredibilmente emozionante assistere al loro concerto sul palco dopo, visto che avevamo questo privilegio di cui poter approfittare. Garantisco che è emozionante, perché poter assistere a una performance dei tuoi punti di riferimento essenziali. Immagino che sia una bellissima emozione. Noi adesso andiamo avanti, ci guardiamo un contributo, il contributo di un cortometraggio che vi riguarda e dopo ne parliamo. Credo che questo cortometraggio vi appartenga in qualche modo, forse in più di un modo, vero? Siamo molto legati, l'ha girato Beniamino Catena, che è il regista del vostro secondo videoclip. Voi siete dei Marlene Kunz performanti all'interno di questo cortometraggio, quindi eravate nel vostro proprio, stavate suonando? Facevamo noi stessi. Facevate voi stessi, com'è fare voi stessi in un cortometraggio? È facile perché, perché per noi performare dal vivo è una componente della nostra personalità ormai, sono parecchi anni che suoniamo dal vivo, abbiamo due o tre centinaia di concerti alle spalle e quindi una certa facilità nel stare sul palco. Nel cortometraggio ci era richiesto di stare su un palco e di fare una performance live. Noi non stavamo suonando dal vivo perché è abbastanza complicato riuscire a ottenere il suono live in un cortometraggio, però c'era un volume notevole della canzone che era stata registrata. Quanto è diverso? Lo so che non abbiamo tempo, una domanda brevissima, una curiosità. Noi ieri parlavamo di Marilyn Manson e dicevamo molto spesso le persone quando salgono sul palcoscenico sono un'altra persona, riescono a essere anche ologrammi di se stessi. I Marlene Kunz quando sono sul palcoscenico sono uguali a loro stessi? Uguali è secondo me una parola inappropriata, perché comunque sapevo che me l'avresti detto, perché io ti vedo lì sentenzioso, maestro, allora me la prendo, dai, hai ragione. No, ma è inevitabile perché c'è una componente psicofisica di trasformazione quando sali sul palcoscenico che ti cambi in qualche modo, non è una dimensione quotidiana dell'esistenza, anche se fai magari un concerto al giorno, comunque è una situazione talmente particolare e speciale, l'adrenalina è a mille in quei momenti, non solo. Io su questo sono d'accordo con te, però magari penso che quelle cose che poi uno ha dentro magari riesce anche a portare sul palcoscenico senza scinderle, certo, completamente. Certo. No, ma infatti l'obiettivo è la consapevolezza, quindi il riuscire a mantenere il controllo di tutta una serie di cose incontrollabili. Scusami se ti fermo, l'assistente vuole suicidarsi, mando la pubblicità, ci vediamo dopo ancora con i Marlene Kunz. Sola perché alla fine siete entrati anche voi, no, io non posso rispondere Cristiano. Bene, siamo bene però. Io vi leggo un'emailina che è arrivata. Emiliano da Roma vi chiede come è stato lavorare in studio con il grande Gareth Jones. Un immenso piacere. È bello perché sono passati la palla da te, incredibile, ossia. No, Dani, no, assolutamente. No, devi rispondere alla domanda. Emiliano, se no. Vai. No, è stato bellissimo scoprire una persona a un così alto livello di preparazione, di esperienza e una disponibilità umana incredibile. Beh, assolutamente l'antieroe in un certo senso. Insomma, certo. Non ve l'aspettavate quasi. Non così umano, tra virgolette. Bene. Mi piacerebbe performare con qualche altro grande artista. Con Gareth Jones sul palco. Con lui? Sempre? Sempre con lui. Ma sei con lei? Certo che sono rappresento, anche noi siamo artisti. Con lei? Eccolo. La risposta è ho convinto Cristiano. Cosa faresti tu con loro? In che ruolo? Io vorrei tanto fare la voce di Skin, ora tanto impersonare Skin. Un aggettivo per descrivere questa grande cantante, Cristiano?
Uno, non la conosco così bene da poter sintetizzare. Con noi è stata cortese, gentile, suadente, lieve, soffice e delicata. Perfetto, il dono della sintesi è tuo, Cristiano. Adesso è arrivato il momento del video più. Questa volta non l'ha scelto la nostra redazione, ma l'hanno scelto i Marlon & Kun. Si tratta di Nick Cave. Volete annunciare il vostro video? E dire perché l'avete scelto? Sì, beh, cioè, visto che si parlava di Gareth Jones, io ho scelto questo video che fra l'altro adoro per la performance di lui e di Blixa Bargeld, sono loro due soltanto, in una sceneggiatura molto curiosa, scenografia molto curiosa. E, in realtà questo pezzo e tutto il disco in cui questo pezzo compare è stato mixato dallo stesso Gareth Jones, quindi c'è questo legame che ci unisce al discorso in precedenza fatto. Il pezzo è The Weeping Song, è uno dei miei preferiti. Nick Cave and the Bad Seeds. Noi su queste note vi salutiamo e vi facciamo un grossissimo in bocca al lupo. Grazie a Marlon & Kun per essere stati in studio con noi a Fuori. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie ragazzi. Video.